What do you want, Marston? My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage falling a sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature, desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know, it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east, only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? See, I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure, civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not going to lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? I don't rightly know, but it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go. Ciao a tutti utenti di Console Tribe, 23esimo video let's play di Red Dead Redemption. Facciamo la missione e conoscerai la verità che dà anche il nome a questo let's play. Ed è l'unica missione che vi faccio vedere oggi perché è l'ultima missione prima proprio dell'ultimissima parte del gioco. Quindi diciamo che oggi chiudiamo la parte dedicata a Dutch. Fate un po' come voi. Abbiamo saltato il viaggio, qui per questo c'è stato questo piccolo schermo nero. E siamo su una torretta, tra l'altro da notare che non è la... No, scusate, la torretta, la minigun. Da notare che non è la minigun a cui siamo stati abituati finora, quella con la manovella, per intenderci. Ma è una minigun più vicina a quella moderna, diciamo così. Non che... Praticamente viene utilizzata con un grilletto, credo, perché non vedo manovelle o altro e vedo un bel caricatore grosso lì a fianco, proprio come le armi di oggi. E dobbiamo andare, insomma, all'assalto della gang di Dutch o Dutch. Non l'ho mai capito come si deve pronunciare.
Stiamo aspettando però che ci attacchino, immagino. L'attesa si fa lunga. Ragazzi, una cosa di giorno. Ecco qua, bersaglio all'orizzonte, fuoco a volontà. E spariamo a volontà. Quindi oggi chiudiamo. Mi ricordavo bene, l'avevo detto nelle sue precedenti che non doveva mancare tantissimo a chiudere la questione con Dutch. E in effetti oggi la chiudiamo. E poi iniziamo proprio l'ultimissima parte di gioco. Che non vi anticipo, ovviamente. Ce ne sono tantissimi di nemici. Ma Dutch si è fatto una gang veramente impressionante, veramente numerosa. E si capisce anche da questo perché il governo lo voleva morto. Perché comunque è una minaccia. Cioè, praticamente c'ha quasi un esercito, ragazzi. Quindi è veramente pericoloso. Tra l'altro, si è portato dalla sua parte anche i nativi americani. Quindi, gli ultimi nativi americani. Eh sì, ragazzi, questa torretta è un po' diversa anche da anche padda alla mano rispetto a quella più tradizionale del Selvaggio West con la manovella. Perché vedete, il protagonista non muove il braccio. Anche la telecamera è posizionata un po' più lontana. Ma credo che questo sia voluto anche per mostrare il camioncino qui. Tra l'altro, il camioncino con le ruote sottili sottili. Non come i jeep militari di oggi, ecco. Ci sparano ancora? No, ma chi sparano? Non l'ho capito. Ma ce la fa sto coso a camminare? Infatti adesso stavo pensando, ma ce la fa sto coso a camminare sulla terra? E infatti dice, le ruote sono troppo piccole, cioè in effetti la macchina fa fatica a guidare qui. Sull'erba alta dietro le rocce spariamo ancora. Adesso ci gettano anche le molotov contro, ma ce ne sono veramente tanti. Porca miseria, che cosa ha costruito Dutch. Sono curioso di vedere la gang di Dutch ai tempi di quando c'era John Marston, cosa che vedremo nel secondo Red Dead Redemption. Quello sarà molto molto interessante perché è un aspetto citato solamente, però qui vediamo una banda che è quasi un esercito. Lì non lo so, non credo che sia, che sarà così numerosa nel prequel. O prima forse era ancora più grossa e poi con l'addio di John e degli altri la situazione è cambiata. Non ne ho la più pari idea. La cosa certa è che comunque stiamo parlando dei criminali peggiori dell'America, di quel del Selvaggio West, diciamo, perché Williamson, Escuela, lo stesso Marston, Dutch, erano veramente dei criminali di un certo spessore, diciamo. Ricercati, tra l'altro. John Marston si salva perché sta aiutando il governo a catturare Dutch, ma altrimenti Marston avrebbe probabilmente fatto. Sarebbe stato catturato, cacciato, così come sta succedendo adesso con Dutch. Ci hanno attaccato qui con l'esplosivo. E adesso arriva una cutscene. Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no? Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Ross, Captain, let's go. Mount up, men. Let's move out. E adesso raggiungiamo
Cocinei, credo si pronunci, non credo Cocinei, che praticamente è il luogo in cui Dutch e i suoi si sono rifugiati. Se ricordo bene dovrebbe essere, anzi no, se ricordo bene, l'abbiamo visto un paio di let's play fa quando siamo andati a fare una missione col nativo americano, che era una spia all'interno della gang di Dutch, e tra le nevi praticamente, quindi tra le montagne. Devo dire, questa parte Blackwater come ambientazione e scenari è veramente bella. Boschi, zone innevate. Si vede che non stiamo parlando del deserto, perché poi il clima è anche un po' diverso, perché dove abbiamo giocato all'inizio del gioco stiamo comunque parlando di un'America quasi America centrale, no? Perché stiamo parlando di un'America che confina col Messico. Qui invece siamo proprio nella zona più nord. Non so se è paragonabile a New York, no, non credo, però forse rende un po' l'idea, no? Diciamo che se questa parte qui è paragonabile appunto a una cittadina come New York, comunque una capitale in quella zona lì dell'America, l'inizio invece è paragonabile più magari a un Los Angeles, no? Perché il clima caldo. C'è anche un po' di deserto, quindi appunto suggerisce il clima caldo, e poi il confine col Messico, quindi quella zona lì molto a sud dell'America. Eh sì, c'è tanta tanta neve, come vi avevo preannunciato. Un bel bosco. Chissà la mappa di Red Dead Redemption 2 come sarà. Quello sono stracurioso di scoprirlo. Più che altro vedere la vastità. Perché Rockstar, da questo punto di vista, è sempre stata brava a fare mondi belli grossi. Ma anche densi. Cioè, nei giochi di Rockstar i mondi sono sempre stati belli grandi, però non mai vuoti. Anzi, anche in Red Dead Redemption, che comunque non è paragonabile a un GTA, no? Con le strade, le macchine, compagnia bella. Comunque il mondo del gioco è sempre vivo. Anche nel silenzio, anche nel deserto, quando non c'è nessuno, tu comunque respiri quell'aria. E in quello, è proprio questo che rende il gioco vivo, no? E quindi sono veramente curiosissimo di vedere sto Red Dead Redemption 2. Io mi auguro di vedere un trailer nelle prossime settimane, magari a febbraio. Perché cavolo, stiamo veramente aspettando tantissimo. Io speravo a maggio un'uscita, ma a sto punto comincio a dubitarlo, sinceramente. O meglio, speravo in maggio perché di solito maggio è un mese molto favorevole per le uscite dei videogiochi, no? Diciamo che maggio ultimamente, negli ultimi anni, è diventato il nuovo ottobre-novembre, no? Comunque sì ragazzi, vi ho saltato un po' il viaggio, bastava seguire la strada alla fine e guardiamo questa cutscene. Salto avanti, ci mettiamo l'Ivanza di ripetizione con ben 22 colpi e adesso attacchiamo. Ah, quello ci ha messo 4 colpi per morire, credo. Cocinei, siamo arrivati nel luogo dove si è baraccata la gang, anzi gli uomini, l'esercito privato di Dutch, direi di chiamarlo così. Attenzione. Poi altra cosa che mi incuriosisce tantissimo di Red Dead Redemption 2, il feedback delle armi, come lo creeranno, perché comunque Rockstar deve un po' migliorare da questo punto di vista, anche con GTA 5 secondo me è rimasto un pochino indietro. Questo è chiaro, il gameplay di GTA 5 è comunque
soddisfacente e tutto. Però se lo paragono con un altro open world come Watch Dogs 2 è un pochino più indietro, quindi spero che facciano anche un po' di miglioramenti in tal senso. Perché ricordiamoci poi che Rockstar comunque ha lavorato su uno shooter in terza persona come Max Payne 3. Infatti poi un po' di quell'esperienza si è fatta sentire in GTA 5. Però voglio ancora di più, voglio un qualcosa di ancora più solido, ancora più divertente, ancora più dinamico e così via. Poi comunque sarà interessante vedere anche le armi, il pad alla mano, il rinculo e così via, se si faranno un po' sentire. Usa la mitragliatrice Gatling per eliminare gli uomini di Dutch. Ecco, questa qui ragazzi è la Gatling, vedete, con la manovella, quella classica che, di cui vi parlavo prima. Usiamo un po' la dinamite, stiamo facendo saltare praticamente tutto per l'aria. Chi altro? Guarda come stanno venendo belli da noi per morire tutti. Ecco qua. A posto. Andati. Adesso ci prepariamo la pistola, dato che siamo in luoghi più stretti. Incontri col capitano dell'esercito. Ecco qua. Ci dobbiamo incontrare lì dove c'è la X. Che vuole? Right, Marston. We'll take two men with us. The rest will stay here and take care of the wounded. They'll plant charges at the gate. Vabbè, devono piazzare. Devono sfondare. Sì, come prima alla fine. Quindi non. Devono sfondare il cancello con la dinamite. Quindi ci prepariamo per difenderli. Infatti, proteggili. Soldati che piazza, che piazzano la dinamite. Fermo, non ti muovere. Ok ragazzi, questo l'abbiamo quasi finito. Dopo c'è Undead Nightmare, eh? C'è l'espansione zombie. Sì, settimana prossima credo proprio che finirà Red Dead Redemption. Un bel percorso, mi sto divertendo tantissimo, mi sta piacendo tantissimo farlo. Spero abbiate apprezzato e spero soprattutto di fare il bis poi anche con Red Dead Redemption 2. Ecco qua. Fatto, dai, con sta dinamite ci state mettendo una vita. Porca miseria. Ecco, l'hanno messa. Dai, dai. You tend to your wounded. I gotta face Dutch alone. Looks like it's me and you, John. You should have stayed at home. E adesso è una questione tra John e Dutch. Però no, cavolo, pure le sue guardie si è portato. Hai capito, sto grandissimo infame. Ecco qua, è uno. Due. Ecco, è rimasto solo Dutch, dai. Chi ci sta? Ok, ci sono le... che cavolo ci è preso qui alla copertura? Vabbè, non si è capito. Sì, ci sono le lanterne da colpire. Evidentemente colpendo le lanterne poi va a fuoco tutto, magari. Attenzione però alla copertura. Ecco qua. Uno, due... e tre. Dutch va a fuoco. Non si vuole far prendere vivo. Ma noi adesso lo inseguiamo. Insegui Dutch. No, di qua c'è un po' di fuoco. Ecco, John va anche a fuoco. Sto cavolo. Ah, qua c'è la scala. Dai, dai, veloce John. È finita John. Non credo proprio. Andiamo. Dai John, vai. Ci teniamo la pistolina però, vai. Qui scontri ravvicinati, quindi un'arma più corta è meglio. Siamo in un tunnel, do cavolo ci sta portando? Non c'è nessuno qua, siamo rimasti solo noi. Eh sì, ormai... chissà se finisce col duello, non mi ricordo come finisce. Sarebbe carino fare un duello alla fine. Dove si sale?
Che ha tolto la scala? Ah, no, eccola, eccola. Andiamo. E dai. Saliamo. Ragazzi, dato che siamo verso la fine, vi invito già a lasciare un bel like, a commentare, iscrivervi al canale, condividere il video. Ci aiutate tantissimo in queste piccole cose. E poi venirci a trovare ovviamente sul nostro sito consoletribe.com, mi raccomando. Dove cavolo sta il... Ecco qua. Ancora, dai Duccio, state zitto. Tra l'altro anche lui ce l'ha pistola semiautomatica. Però c'è il modello precedente, che c'ho anche io, ma l'ho utilizzata per 3 secondi, perché poi mi hanno dato questa pistola qui che è più bella. Quindi... Ecco qua. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. We can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed, John. So at the end, you didn't have the guts to shoot him. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family? Your wife was killed in a prison riot last week. I'm only joking, dear boy. They were sent back to that Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. E va bene così, Dutch è finito, ma Red Dead Redemption ancora no. C'è ancora una piccola cosa da fare, tornare a casa, e lo faremo a partire da venerdì prossimo con gli ultimi spezzoni, l'ultima parte di storia di Red Dead Redemption, eccola qui, Abigail Marston che ci aspetta. Grazie a tutti, di nuovo lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale e commentate. E venite a trovare anche sul sito. Grazie di nuovo per la visione e alla prossima. Ciao ciao!